Vuoi sapere come fare a sostituire il tuo motocoltivatore, i tuoi sarchiatori, il licespugliatore, il potassiepi, un potatore, lo sbattitore per le olive, la lama del licespugliatore o qualsiasi sarchietto manuale tu stia utilizzando nell'orto? Mi dispiace, tesoro. Tra noi è finita. E direte voi, allora che cosa vuoi utilizzare nell'orto? Per caso un attrezzo elettrico, green, che sia compatibile con la natura, il silenzio e la pace che si trova nel tuo orto? Esattamente. Questo è tutto quello di cui hai bisogno! Vi chiederete che cosa ci faccio in questa parte dell'orto? Ebbene, sto preparando queste due prode per la coltivazione dei porri invernali. Più che altro questi saranno da raccogliere in autunno. In realtà ho fatto già diverse lavorazioni perché le ho forcavangate tutte a mano con la mia amica forcavanga. Dopodiché ho fatto una lavorazione superficiale col motocoltivatore. Non sono andata ad aggiungere troppa sostanza organica, anzi praticamente niente, perché oltre a non essere state tanto lavorate precedentemente avevo aggiunto della pacciamatura di fieno che è rimasta nel terreno, si è decomposta e con la lavorazione l'ho incorporata. O inoltre c'era cresciuta sopra della vegetazione che ho incorporato nel terreno anche quella. E adesso ho aggiunto dello stallatico pellettato. Lo so che non è il massimo della qualità, ma adesso in questo periodo della stagione devo lavorare velocemente. Non ho tempo di andare a cercare dello stallatico a destra e a manca perché non ho tempo, ragazzi. E quindi quello che farò sarà usare un pochino di stallatico pellettato per dare nutrimento alla terra. Quello che voglio fare adesso invece è fare una piccola lavorazione superficiale con il coltivatore attaccato al multiutensile per interrare un po' lo stallatico all'interno del terreno e in più dovremmo fare una sorta di rincalzatura ai lati dei bancali per ridargli un po' la forma. Detto questo, il terreno sopra verrà affinato. Per essere un po' più precisi e non fare troppo polverone, ieri sera ho bagnato questo bancale e vediamo entro stasera di piantare un po' di porri. Ovviamente qua sopra dovrò mettere anche un bel impianto di irrigazione. Ora vedo se mettere la goccia o gli sprinkler dall'alto. Penso che metterò gli spruzzini perché mi è più comodo, anche perché per questi porri dovrò coprire una superficie ampietta. Ok, bene, dopo questa intro scoppiettante vediamo che cos'è. In realtà non parliamo soltanto di una piccola fresetta, perché quello che avete visto è un attrezzo modulare, un multiutensile al quale può essere attaccato il licespugliatore, un potatore che è una piccola motoseghina per tagliare rami in altezza, lo scuotitore per le olive, un potasiepi, la lama per il decespugliatore. Ferma tutto. Intanto ci tengo a specificare che questo attrezzo mi è stato dato per essere mostrato. Ma prima di dire questa cosa voglio anche dirvi che io non molto tempo fa stavo seriamente pensando di comprarmelo, perché è veramente figo. Direte: oh vabbè, ma ti volevi comprare un multiutensile e poi la Ego ti ha mandato qui? No, volevo proprio questo di questa marca. Io in questo video in particolare ci tengo a parlarvi del coltivatore, che è l'attrezzo che avete visto che ho appena montato. Vi chiederete: Gioele, ma che mazza ci fai con quell'attrezzo attaccato in cima a un frullino? In realtà io vengo da una scuola di pensiero agricola, diciamo, che è nata soprattutto con il market gardening, dove si pratica una lavorazione minima del terreno e quindi gli attrezzi solitamente sono sempre stati manuali e molto piccoli. Quindi anche già utilizzare un motocoltivatore è anche già troppo invasivo per l'orto. In più, per chi inizia da zero può rappresentare un ostacolo economico non indifferente da sorpassare, visto che un motocoltivatore può costare intorno ai 3, 4, 5, 6 mila euro, mentre questo attrezzo ha un costo molto ridotto. Considerando che all'attrezzo poi possono essere attaccati una moltitudine di robe, secondo me è vantaggioso. Ma tornando al market gardening, solitamente per lavorare la superficie del terreno veniva utilizzato un attrezzino che si è sempre visto in giro, che si chiama rototiller, che era un po' una ciofeca e tra l'altro veniva commercializzato soltanto in America. Questa cosa mi ha sempre un po' disturbato, perché l'avrei voluto anch'io per fare delle piccole lavorazioni. Adesso in realtà ci sono delle aziende che lo vendono qua in Italia, ma se paragoniamo quello a questo non c'è assolutamente nessun paragone.
paragone da fare, perché nel rototiller la piccola fresetta viene attivata da un trapano, cioè voi dovete attaccare il vostro trapano avvitatore all'attrezzo che darà potenza al tutto. Che se pensiamo al motore brushless che ha questo attrezzo qui, vabbè, non vi devo stare a spiegare che questo è molto più potente, visto che poi puoi attaccargli una motosega davanti, quindi immagino che no. Sinceramente avevo seriamente paura che non fosse all'altezza del terreno, perché insomma di cinesate in giro ormai siamo abituati a vederne tantissime. Questa non lo è affatto, si vede la qualità estrema con la quale è stato costruito questo aggeggio. Tutte le parti qua ovviamente sono molto sigillate per rendere sicuro il movimento. L'attrezzo è abbastanza pesante da fare una certa forza quando lo si appoggia in terra. Ovviamente io lo utilizzo non soltanto per costruire i letti, ma anche per sarchiare appunto nei passaggi soprattutto. Inutile dire che il cuore pulsante di tutto l'attrezzo è questo, cioè il multiutensile vero e proprio. Composto da un motore brushless super potente, dalla quale non dovremmo aspettarci alcuna manutenzione a differenza di un frullino a scoppio, alimentato da una batteria molto potente, nel mio caso è una 7,5 ampere 56 watt lithium ioni di litio. Ovviamente dipende dalla vostra necessità. Io ho comprato questa perché rispecchia più o meno la quantità di tempo necessario per svolgere alcune lavorazioni nel mio terreno, ma arrivano fino a 10 ampere. Ovviamente più la prendete grande, immagino che pesi sempre di più. Per ovviare al problema del peso può essere utilizzato un piccolo zainetto nel quale metteremo la nostra batteria, tutto ergonomico ovviamente, che si attaccherà al posto della batteria qua al motore per alimentare il nostro multiutensile. Qua la modalità è esattamente la stessa di quella di un decespugliatore normale. Questa è la sicura, che se non la premete non funziona l'acceleratore. Appena premete la sicura potete anche dare del gas. Il motore vi assicuro che è molto più potente di quanto possiate pensare. In più quassù possiamo scegliere un paio di velocità, 1 e 2 per andare più veloci. Immagino che questo sia molto più utile quando si utilizza un decespugliatore, anche se ho notato che già anche con il coltivatore è molto utile. Ovviamente se volete sapere anche come funziona il decespugliatore, rimanete collegati su questo canale perché molto presto probabilmente ne parlerò, se me lo mandano, perché a me farebbe comodo, però me lo devono mandare. Questa batteria gigante terrima può essere attaccata a un caricatore rapido per essere caricata. Quassù c'è l'interruttore che, se lo premiamo, si vede il livello di carica della batteria. Io qua ho già consumato un paio di tacche per fare diverse prove. Questo genere di batteria ad esempio dura un paio d'ore di lavoro, 7,5 ampere. L'attrezzo viene fornito di questa cinghia per sostenere il peso non soltanto del multiutensile, ma più che altro della batteria, che pesa un paio di chili e mezzo all'incirca nel mio caso. Ci tengo a specificare un paio di cose. Io sono extra favorevole agli attrezzi a batteria, potete dirmi quello che volete, ma sono sicuro che questi siano gli attrezzi del futuro. Una delle cose che detesto di più fare nel mio orto è decespugliare, tagliare con il decespugliatore, perché secondo me è un attrezzo infernale. Io sono sicuro che avere un motore che esplode, fuma e fa un casino della Madonna sulle vostre spalle non sia niente di più scomodo che ci possa essere. Ovviamente più è grosso, esplosivo e fa fumo, più è potente, però secondo me a un certo punto bisogna parlarci chiaro e renderci anche conto che questi attrezzi hanno raggiunto un livello di qualità che surclassa quello del decespugliatore. Senza considerare gli innumerevoli vantaggi degli attrezzi a batteria, dove quando appena lasci il gas tutto si spenge, non hai bisogno di togliertelo dalle spalle, premere tasti per riaccenderlo, ma potete interrompere il vostro lavoro per discutere con il vostro collaboratore senza urlarvi come dei pazzi perché gli state schizzando i sassi
negli occhi, e quindi mi sembra già un ottimo punto di partenza questo. Le vibrazioni ovviamente sono estremamente ridotte, ma una delle cose più importanti secondo me è anche il fatto che non andiamo a utilizzare nessun tipo di carburante fossile, quindi non si utilizza la benzina, la miscela, non c'è bisogno di andarla a comprare, non c'è bisogno di farla, non c'è bisogno di perdere tempo in queste cose, perché questa basta mettere la batteria in carica, attaccarla, usarla, staccarla, rimetterla in carica, cambiare batteria, di che stiamo a parlare? Secondo me non c'è paragone. Per non parlare di tutti i piccoli problemini che possono insorgere in un delicatissimo motore termico, perché se fa troppo caldo perde la carburazione, il motore si ingolfa, soprattutto all'inizio quando non sapevo fare o utilizzare il decespugliatore io chiedevo sempre aiuto a mio padre o mio fratello, perché o non funziona, se è scarburato, l'ho ingolfato perché ho tirato troppe volte la corda. In questo caso non ci sono di questi problemi, perché basta inserire la batteria e praticamente è già pronto, decidi la velocità alla quale vuoi andare. E che cacchio, meno male, ma era l'ora che la tecnologia arrivasse a questo livello, io non ne posso più se no. Ok, quindi fatta una sauna ne possiamo fare anche due. Adesso potreste dirmi, hai usato il coltivatore ma il terreno era già stato lavorato in profondità con la forca vanga e superficialmente con il motocoltivatore. Quindi adesso prendiamo questa proda qua accanto, gli faccio una piccola lavorazione con la forca vanga per un pezzo, non tutta, altrimenti mi viene un infarto, e poi lavoriamo la superficie con il coltivatore attaccato al multiutensile e vediamo che cosa viene fuori. Ovviamente una piccola rastrellatina. Se forse non è chiaro, vi faccio vedere. Che insomma, ok, il terreno è lavorato come se avessimo passato la fresa, solo che abbiamo lavorato soltanto la superficie sopra. Ed è perfetto. Ci tengo a specificare che in questa piccola proda, in questa parte, al di sopra avevo messo del cippato quasi un anno fa ormai. C'era cresciuta l'erba sopra nonostante ciò, e ho tagliato l'erba adesso. Infatti sopra avete visto che c'era questa sorta di paglietta fieno di erba, e il coltivatore passandoci sopra non ha avuto difficoltà. Ovviamente magari se vi fate tutto il bancale può essere che si inerba un pochino, ma una cosa che ho notato è che l'erba si concentra nel mezzo dove c'è il braccio che gli dà la trasmissione, quindi non può neanche passare di lì per forza la zappetta, ma il resto resta completamente libera e potreste anche non pulirlo fino alla fine di ogni lavorazione. Io per esempio questi due bancali li ho fatti interi senza mai dover mettere mano a togliere dell'erba che si è appallottolata. Questo è un bancale di fagiolini che avevo ripulito con lo stesso modo nel quale ho costruito i bancali appena mi è arrivato questo attrezzo. Facendo alcune prove sono venuto qua e l'ho provato su questo bancale. Adesso sono passate un paio di settimane, quindi ripeto l'operazione. Una cosa che ho notato è che se utilizzando il coltivatore andiamo all'indietro, retrocediamo, ruotando il coltivatore nel verso opposto, fa molta più forza sul terreno e tende a scavare un po' di più. Yeah.
Ovviamente se cercate il miracolo, se mi entrate nell'erba alta così pensando che quell'affare possa eliminare tutto, vi sbagliate alla grande. Questo non accade in nessun modo, almeno che non usiate la vostra testa e evitate che l'erba cresca così tanto. Neanche il motocoltivatore, se lo infilate in una giungla del genere, vi risolve la situazione. Penso che quest'affare possa sostituire il motocoltivatore nel mio campo? Allora, intanto a vederlo non è un motocoltivatore, quindi il motocoltivatore lavora superfici di una larghezza più o meno di 50-70 centimetri, come vi ho detto prima, e quindi no, non può sostituire il lavoro del motocoltivatore, anche se devo dire che poiché io lavoro su bancali permanenti di queste piccole dimensioni, mi sembra che con tre passaggi la superficie l'abbiamo lavorata. Se al di sotto l'abbiamo lavorato con la forcavanga, come vi ho fatto vedere poc'anzi, il lavoro è fatto e non c'è bisogno di passare con i motocoltivatori. Come vedete sono di ritorno, adesso mettiamo giù un po' di pacciamatura di paglia e poi stendiamo tutti i nostri porri e li pianto. Sono giunto al momento del trapianto, voglio farvi vedere le piantine di porro che mi sono autoprodotto. Queste sono le due piantine, questa seminata a febbraio, questa seminata a maggio. Si vede una leggera differenza, ma direi che non ne vale assolutamente la pena di seminarle così presto se a maggio possono essere questo. Ho appena finito di trapiantare tutto il bancale coperto dalla paglia. Domani pianto gli altri, mi ci vuole un'altra balla di paglia, mi ce n'è voluta una intera per un bancale, quindi me ce ne vuole un'altra, devo andarla a riprendere perché questa l'ho finita tutta. Se vi interessasse sapere come li ho piantati, col ditino scavo nella terrina e pianto la piantina molto profondamente, più profondo che posso, fino a dove inizia la biforcazione delle foglie, così che il fusto possa svilupparsi sottoterra il più possibile. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video. Come al solito, se non siete ancora iscritti, vedete se potete farlo perché a me aiuta veramente tanto. Se volete seguire più frequentemente quello che faccio, alcuni di voi mi scrivono che oh mio Dio, quant'è che non pubblichi un video. In realtà pubblico un video più o meno una volta a settimana, adesso sto un po' rallentando perché è faticoso stare dietro a ogni cosa con tutti i lavori che ci sono da fare in estate. Attivate la campanella e noi come sempre ci vediamo qua sul canale con un prossimo video. Ciao belli.